Signore, benedici Signore, santo il nome suo. Benedici Signore, benedici Signore, benedici Signore, santo il nome suo. Benedici Signore, benedici Signore, benedici Signore, santo il nome. Sua grazia in noi, la sua grazia in noi, santo il nome suo. Dio buono è, Dio buono è, il suo regno eterno, il suo regno eterno, la sua grazia in noi, la sua grazia in noi, santo il nome suo. Tutti insieme. Benedici Signore, benedici Signore, benedici Signore, santo il nome suo. Benedici Signore, benedici Signore, benedici Signore, santo il nome suo. Benedici Signore, benedici Signore, benedici Signore, santo il nome suo. Dio buono è, il suo regno eterno, la sua grazia in noi, la sua grazia in noi, santo è il nome suo. Dio buono è, il suo regno eterno, la sua grazia in noi. Voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia nel libro degli Atti o Fatti degli Apostoli, capitolo 17, leggeremo dal verso 15. Gloria al Signore, alleluia. Ripeto, capitolo 17 del libro degli Atti o Fatti degli Apostoli, e cominciando dal verso 15. Gloria al Signore, è un passaggio che è stato predicato tante volte, che voi conoscete, ma che il Signore questa sera ripropone alla nostra meditazione, a riceverlo nei nostri cuori. Amen. Gloria al Signore. E come sempre a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, soprattutto la nostra ubbidienza. Cosa rispondiamo? Amen. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi ricevuto da lui l'incarico di dire a Sile e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. Allora Paolo, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie,
e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici, alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? E gli altri: egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Dunque, quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Or Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali ancora Dionigi l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. E fin qui la parola di Dio. Beh, a priori possiamo dire questo leggendo anche i versi precedenti, che non possiamo leggere ragione del tempo, che in questa grande guerra, o meglio, questa serie di battaglie che formano la guerra per quello che è la realtà della verità dell'Evangelo, abbiamo e si trovano sempre tanti contrasti. Sempre tanta gente che crede, non crede, gente che la dice cotta, la dice cruda, gente che vuole mettere sempre in discussione ogni cosa. E questo potrebbe sembrare a volte che ci può, in certo qual modo, noi che vogliamo continuare ad annunziare l'Evangelo della grazia, siamo portati molte volte a essere un poco sfiduciati, pensando la difficoltà di tanti che ancora si oppongono, di tanti che cercano in tutte le maniere di poter vanificare
quello che è la nostra testimonianza, quello che è il nostro modo di esprimere la testimonianza dell'Evangelo. Però notate in molti passi biblici, proprio del libro degli Atti degli Apostoli, che fra i tanti che si ribellano, non accettano, trovano scuse, eccetera, eccetera, ci sono sempre quelli, c'è sempre una parte, c'è sempre un numero di quelli che accettano Gesù quale personale Signore e Salvatore. E questa è vittoria. La vittoria è nostra nel nome di Gesù. Lo vogliamo dire col cuore? La vittoria è nostra nel nome di Gesù. E il passaggio biblico che questa sera il Signore ha messo davanti ai miei occhi e ai vostri occhi è un passaggio biblico che deve essere soprattutto di incoraggiamento, a farci capire che non molleremo, non dovremo mollare mai quello che è il nostro principio, il nostro desiderio, ma soprattutto il desiderio di Dio di annunziare l'Evangelo. Si sentono quasi tutti, oggi nella realtà italiana, tutti si credono cristiani. Siamo cristiani, quanti anni, in tanti anni abbiamo sentito sempre un'espressione, ma che sono un animale, io sono un cristiano. Che grande stupidaggine, che modo di esprimere che non ha nessun valore, nessun senso, perché non c'entra niente essere animali o non animali, perché l'anima la possediamo tutti. Certamente se il nostro comportamento è un comportamento che esula dalla spiritualità, ovviamente ci si comporta in una certa maniera, ma il cristianesimo non è la differenza tra essere o non essere animali. Il cristianesimo significa aver conosciuto chi è Gesù Cristo, il Signore. Il cristianesimo significa voler fare la sua volontà. Il cristianesimo significa proclamare, prodire agli altri quella salvezza che abbiamo ricevuto, quella realtà che tante volte ho espresso ed esprimo in maniera dottrinale, che tutti eravamo creature di Dio, ma figli di Dio lo siamo diventati accettando Gesù quale nostro personale Signore e Salvatore, e a Lui diamo la gloria. Amen. È sempre importante, credo, nella realtà della nostra predicazione, toccare dei punti salienti della dottrina cristiana. Molti aspirano soltanto ad avere un uditorio che possa soddisfare le persone in quel momento, un'emozione. Io non voglio e non desidero che dalla parola possa uscire un'emozione, ma che possa scendere l'unzione. Amen. Che per l'unzione possiamo accettare con tutto il cuore ogni giorno, perché non basta dire lo sono stato un cristiano, bisogna ogni giorno dire io sono un cristiano. Perché credo nella parola di Dio, perché voglio camminare fino all'ultimo. Voglio andare di valore in valore, fino alla fine seguire il Signore e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposta ai fedeli. Amen. E per fare questo bisogna anche indossare l'armatura dei santi. Gloria al nome del Signore. Non mi sono mai posto dei problemi di ordine, diciamo, filosofica e di altro genere, ma leggendo la parola di Dio, realizzando la semplicità di questa parola, che non è superficialità, è semplicità ma non superficialità, noi continuiamo a vivere una vita conforme alla volontà di colui che noi chiamiamo Dio, Signore, e che anche nella sua trina realtà noi riceviamo come il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Vogliamo dare gloria al Signore. E allora entriamo direttamente in quello che è il passaggio biblico che abbiamo cominciato e abbiamo già letto. Ovviamente ne diamo l'espressione, quella più concreta, più semplice, e vediamo che ancora Paolo veniva accompagnato, trasportato, per quello che sappiamo, i viaggi suoi missionari, ma anche quello che sarebbe poi stata la sua prigionia è a Roma, eccetera, eccetera. Vediamo che poi viene lasciato e lui si trova in una città che è stata la culla della
diciamo, di quello che è lo scibile umano, di quella che è stata ritenuta sempre una sapienza umana, una realtà umana. Io ho avuto il privilegio ad Atene di starci nel passato per alcune volte. Ovviamente ho visto solo da lontano quello che viene definito l'Areopago, eccetera, eccetera, e ovviamente ci sono solo passato attraverso la realtà. Eppure anche a quel tempo ho dovuto notare quello che notava Paolo, tante cappellette. Mi dite, ma tu sei in Italia? No, qui non ci sono le cappellette, sono le cappellone. Ci sono i santuari, tante opere d'arte. E tante volte anche io mi acerbisco nel mio piccolo quando si dà una grande importanza alla parte esteriore, a quella parte che può essere appunto l'architettura, quello che può essere l'arte dei vari dipinti, dove si dà una grande importanza, una grande sacralità a questi dipinti e si trascura la cosa più preziosa, che il Signore non abita nei templi umani, nell'oro, nell'argento, nelle grandi opere. Io rimango tante volte inacerbito, non diciamo stupito, perché ormai conosco ormai da tanti anni e da quando ho cominciato a vivere su questa terra, in questa nazione, mi sono reso conto che tanti danno troppa importanza, tanta importanza, che pure abbiano una loro importanza, ma relativa alle opere d'arte, ma che delle opere d'arte ne fanno addirittura una sacralità eccezionale, esagerata. Forse non l'ho detto mai quello di questa sera, ma sto sentendo che il mio tempo sta maturando nel rispetto dei tempi che Dio mi dà grazia di vivere, ma bisogna che la gente comprenda che non è la sacralità delle immagini che ci può rendere ancora cristiani e farci vedere che Gesù il Signore vive, perché egli deve vivere nei nostri cuori per l'opera dello Spirito Santo. Amen. E allora sto toccando un argomento che abbiamo detto tante volte, abbiamo parlato, ma credo che questa sera lo Spirito del Signore mi porta a toccare in maniera più viva, più reale, quella che invece è la realtà di tante persone che nella sacralità delle immagini, e quante immagini, non farti scultura né immagine alcuna, è quella dei 10 comandamenti come sono scritti originariamente in Esodo 20 e in Deuteronomio nella nostra Bibbia, nella Bibbia che è unica. Alleluia, amen. E quanta gente vive soltanto di queste immagini, immaginette. E qui ad Atene anch'io ho visto cappelle e cappellette. Qui ho detto che ho usato il termine cappelloni perché in Italia è piena di queste realtà, tutte le chiese, a cui poi si dà tutta l'importanza anche economica, perché basta un terremoto, bisogna prima mettere a posto tutta la sacralità e poi si pensa alla gente che muore, alla gente che non ha più una casa. E questo non vuole essere una critica accesa per quello che è verso le opere d'arte, mi farebbero trovare e mi troverei con tante persone che non la pensano per niente per quello che sto dicendo, ma io non la sto pensando nella maniera umana e carnale, la sto pensando nell'aspetto spirituale, perché a cosa serve se l'uomo guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? È un'importanza fondamentale che dovremmo capire tutti, che dobbiamo rivolgerci a quello che già il Signore ha dato a tanti di noi, che noi conosciamo la verità dell'Evangelo, e la verità dell'Evangelo è Gesù Cristo il Signore, egli è la via, la verità e la vita, ed è scritto che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Vorremmo dare una spinta soprattutto a tanti nostri connazionali, compaesani, a quelli che ci seguono anche attraverso il nostro modesto strumento della televisione, a far comprendere che c'è il momento di svegliarsi nel senso reale della parola, di capire ciò che è veramente importante e fondamentale
da quelle cose accessorie che possono anche in qualche maniera essere interessanti, possono avere un risvolto, possono avere un aspetto, come ha detto anche quello che è l'aspetto di artistico. E abbiamo tanti artisti, abbiamo avuto in Italia ottimi elementi, sculture, pitture, roba varia, ma la cosa più importante è di non confondere la lana con la seta, di non confondere le cose. E la parola ci porta proprio alla chiarificazione. Non è la parola del pastore o del fratello Remo, è la parola di Dio. Negli Atti degli Apostoli non è altro poi il libro che abbiamo ritenuto il libro incompleto, incompiuto, ma non sotto l'aspetto scritturale. Perché? Perché l'opera degli Apostoli continua, l'opera della Chiesa vera, dei servitori di Dio, deve continuare fino al giorno in cui Gesù ancora rapirà la sua sposa. Amen. Che questa sera ci sia una presa di coscienza vera, autentica, prima da parte nostra, sapendo che dobbiamo predicare e proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo, che è un dovere di tutti i cristiani. Amen. E poi dobbiamo anche poter portare agli altri quello che gli altri non dicono, perché queste cose non le dicono chi è interessato a non farle dire. E non voglio, e non è polemica, è sterile polemica, è realtà, è verità. Alleluia, amen. È importante che si capisca, e si capisca una volta e per sempre, perché Maranata, Gesù ritorna. Alleluia, gloria al nome del Signore. E allora vediamo nell'esempio di Paolo, vediamo una realtà che non è diversa da quella che possiamo noi incontrare e vedere dopo tanti secoli da questa scrittura, da questa che è ancora questo episodio, è che Paolo, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Che significa si inacerbiva? Lo comprendete bene? Sofferenza. Una sofferenza intima. Una sofferenza interiore che viene dal fatto che non si riconosca la verità. Che ci si accontenti soltanto di quello che è l'apparenza, di quelle che sono le circostanze. Quanta gente lo da destra, lo da sinistra. Abbiamo visto questo, abbiamo visto quell'altro, oh, abbiamo visto. E poi si cade nell'errore dottrinale di non riconoscere che abbiamo un solo Dio, trino le sue persone, ma c'è l'idolo a destra, l'idoletta a sinistra. Le nostre città sono piene di idoli, e se non ci sono idoli costruiti, ci sono idoli anche immaginari, idoli che vengono da quelli che sono i raccontini, le piccole fiabe, gli avvenimenti, con tanti nomi diversi. E poi uno si rivolge a quello perché è il patrono, quell'altro è il patrono. Uno solo è il padrone, Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Vogliamo dare un gloria a Dio col cuore, fratello. Noi adoriamo Dio in spirito e verità, come è scritto nella parola di Dio. Amen. E allora non vogliamo essere nell'ignoranza. Vedete, a un certo punto Paolo è costretto a, dopo inacerbendosi di quello che vedeva, a un certo punto egli discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone cosiddette pie, e quelle che avevano almeno un modo di credere, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. E con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Alcuni dicevano e offendevano: che vuol dire questo cianciatore? Non mi offenderei nemmeno io se qualcuno volesse giudicarmi in questa maniera, perché possiamo ricevere tutti gli attributi negativi. L'importante è che noi siamo nella verità dell'Evangelo e che Dio conosce quello che realmente abbiamo conosciuto e quello che vogliamo far conoscere agli altri, al di là di tutti gli appannaggi religiosi, di tutte le approvazioni religiose, dove ancora, sempre, a un certo punto, mentre si dice qualcosa della verità, si passa poi su altri confini. E
abbiamo purtroppo una realtà che è fatta di idolatria, di mariolatria, di tante cose. Ma dov'è questo Gesù? Gesù risuscitò. Ha dato la sua vita per tutti, ma non ha dato soltanto la sua vita per tutti. Egli vuole che noi siamo tutti salvati. La salvezza viene solo dal Signore. Vorrei sentirvi convinti biblicamente, scritturalmente, da questa affermazione. Noi siamo convinti nel nostro cuore per la parola di Dio, che non è fantasia che ognuno la dice come vuole. La parola di Dio è parola di Dio. E Paolo raccomandava ancora a Timoteo, taglia rettamente la parola di Dio. Amen. È quello che vogliamo fare. Non vogliamo accontentarci delle fantasie umane e dei pensieri e delle realtà umane, perché al di là dell'umanità, quello che è importante è la divinità e la realtà di questo Evangelo che ancora ha prodotto tante anime di poter ricevere la salvezza. E io questa sera confermo, credo lo confermate anche voi, sono salvato. Non più timore. Per questa strada si giunge al cielo. Dove? Nel regno del Signore. Vogliamo dare gloria al Signore col cuore. Alleluia! Questa parola è profonda, profonda nel suo significato. Alleluia! E non vogliamo mai discostarci da questa parola, perché essa è spirito e vita. Gloria al Signore. Cianciatore lo chiamavano alcuni. E quando ce l'hanno dette di cotte, di cute. Quando ero ragazzo, l'offesa più grande era protestante. È vero, Mimmo? Guardate con mio cognato, che abbiamo vissuto quel tempo molto vicino. Cioè, la parola dispregiativa del tempo era protestante. Sembrava quasi che avessimo addosso una puzza, un cattivo odore. Così sembrava. Invece oggi, però, grazie a Dio, molti riconoscono che abbiamo il profumo di Cristo. Alleluia! Ma quel tempo era un'offesa, protestante. Però avevamo imparato a difenderci in qualche maniera. Cosa protesto? Protestiamo il peccato. E possiamo cantare: il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. Oh, che gran felicità. Diamo gloria al Signore, fratelli. Ricevete questa parola che è parola di Dio. Continuate a tenerla nel vostro cuore come la tengo nel mio cuore. Vedete, non abbiamo bisogno neanche di poterla leggere e studiare chissà con grande meticolosità, perché già è appannaggio, è entrata nel nostro spirito, è entrata dentro di noi, è una realtà che ci fa capire che Cristo vive dentro di noi. Gesù è vivente. Alleluia! Gloria al Signore. E al di là di questa mia predicazione, di questo inizio anno e di questo momento che vi devo lasciare per essere altrove in realtà americana, questo è il messaggio che in un certo qual modo, unita ai messaggi dei giorni scorsi, vuole caratterizzare in qualche maniera, non opera mia ma opera dello Spirito del Signore, la realtà che ci fa capire qual è la differenza tra chi ha la religione e chi vive di fede e di fede in fede. Amen. Gloria al Signore. E queste parole, chi è? Ma che vuol dire questo cianciatore? E gli altri? Egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Gloria a Dio. Pensate, fratelli miei, quanta gente dice: ma ci sono delle entità, delle realtà extra territoriali, extra, ci sono questi personaggi che noi non conosciamo, che esistono. Quante fantasie inutili, chi a destra, chi a sinistra, chi vuol vedere, appunto, vuol vedere tutte queste cose. Noi ci atteniamo alla parola di Dio. Sappiamo che c'è un mondo, è un mondo naturale, ma c'è anche un mondo spirituale. Ci sono le realtà spirituali, ci sono le lotte fra il bene e il male, che noi chiamiamo bene quelli che si guarda Dio e i suoi angeli, e chiamiamo male quelli che è il nemico di Dio, che chiamiamo Satana, vero? O le malvagità
di questo presente secolo, che è presente già da diversi secoli. Gloria al Signore. Allora, vedete, però Paolo ci dà questo esempio, e questo deve essere la lezione che vogliamo ricevere anche questa sera in questo servizio di culto. È quello che ci dice Paolo, il quale non si smuove, indipendentemente lo hanno chiamato cianciatore, forse gli hanno detto altre delle parole che neanche sono scritte, gloria al Signore, ma vediamo, che viene preso, così lo presero e lo condussero in un posto dove c'erano tutte le menti particolari, l'Areopago o Areopago, vedete l'accento dove metterlo, vedete voi, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Perché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Gloria al Signore. Ma lo volevano veramente sapere, voi credete? Tanta gente che dice soltanto di voler sapere, ma pensano di conoscere tutto loro, di capire tutto loro. Quante ne troviamo? Si sentono tutti quanti all'altezza di poter decidere. Non sono domande sincere, sono domande per poterle fare soltanto a uso e consumo personale. Ma grazie a Dio, lo dicevo prima, anche alla fine di questo passaggio biblico potremmo leggere e troveremo che tra tutta questa gente che poi alla fine non ha creduto e non crederà mai a quello che è la verità, ci saranno sempre alcuni che accetteranno Gesù quale proprio personale Signore Salvatore. E che se ci siamo anche noi fra questi. Ci siamo? Amen. Ci siamo veramente? Amen. E rimaniamo? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Ora il verso 21 dice: tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Com'è comune questo, questo panorama, vero? Quanta gente c'è, e soprattutto le persone che hanno proprio niente da fare, si incontrano, o si parla di sport, di politico, di qualche altra cosa, si parla tanto per parlare, si parla tanto per passare il tempo. E io lo definirei perdere il tempo, non passare il tempo in questa maniera. Perché si perde il tempo soltanto oziando e dicendo cose che poi alla fine non servono a niente. Ma com'è bello investigare le scritture. Bello? È buono? Buono? È bello investigare le scritture e soprattutto ricevere dalle scritture quella conoscenza e soprattutto quell'unzione che viene dalla presenza di Dio, per poterne parlare ad altri, non per poter chiacchierare o discutere con gli altri, ma per poter annunziare agli altri, perché poi sappiamo che l'Evangelo è l'annunzio della verità. Vero o no? Gloria al nome del Signore. Com'è bello tutto questo, se lo riflettiamo con la dovuta riflessione che viene dalla conoscenza della parola di Dio. Gloria al Signore. Perdere il tempo. Come oggi tanta gente litiga, litiga per un fatto politico, litiga per il pallone. Quello è più bravo, che l'altro. E poi si ammazzano di botte qualche volta. Perdonatemi, ma devo dire quello che è, o no? Lo viviamo sotto gli occhi, gloria al Signore. Ma quanto è bello annunziare, e com'è bello per coloro che ancora usino i loro piedi nell'annunziare l'Evangelo. Gloria al Signore, ma non posso interrompere assolutamente un passaggio biblico che credo sia veramente utile a tutti quanti, noi come l'abbiamo già ricevuto e gli altri che non lo conoscono o non l'hanno mai voluto conoscere. Gloria al Signore. E vediamo a un certo punto che tutti gli ateniesi, e quindi i forestieri, dimoravano in quella città, che avevano passatempo migliore che quello di dire, ascoltare qualche novità. Noi ascoltiamo l'Evangelo, che è la verità, che è la novità per eccellenza. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse:
Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Questa espressione dovrebbe in certo qual modo inizialmente far felice tutti quanti. Bello, siamo tutti religiosi, troppo religiosi, ma non lo diceva in senso positivo, lo diceva bene in senso negativo, perché nessuna religione salva. La salvezza viene dalla fede in Cristo Gesù, nella parola di Dio. Alleluia, lo dichiariamo in maniera categorica. Gloria al Signore. In primo momento, sì, troppo religioso, buono allora, è buono, ma che cosa? Ecco che Paolo lo dice in maniera ironica e lo dice in una maniera che, no, che in un certo qual modo colpisce. Gloria al Signore. Perché dice anche il perché. Vi vedo troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto all'Iddio sconosciuto. È l'unico altare buono che aveva trovato Paolo, almeno nella verità, perché non conoscevano Dio. E hanno detto almeno qualcuno ha scritto la verità all'Iddio sconosciuto. Ma la risposta poi diventa particolarmente impegnativa da parte dell'Apostolo Paolo, quando ancora gli dice, quello dunque che voi adorate, senza conoscerlo, io ve l'annunzio. Oh, gloria al Signore. Vogliamo essere fedeli al Signore. Non abbiate paura di esprimere. Fatelo con la guida dello Spirito del Signore. Fatelo con tutto l'amore, ma fatelo con lo spirito di verità che ci viene data dal Signore mediante la sua parola. Amen. Vogliamo dire, Signore, io amo la tua parola. Siamo sicuri? Non ho sentito. Ma amiamo veramente la parola? Se la amiamo questa sera, diciamo, Signore, aiutaci a metterla in pratica ancora di più. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Paolo dà tante espressioni, non sono tutte riportate, naturalmente. Il Dio che ha fatto il mondo, tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo, e l'abbiamo ripetuto prima, e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Mamma mia, mi devo fermare nell'esprimere quello che vorrei esprimere in questo momento. Quante volte vediamo chi pensa di servire il Signore mediante una religiosità eccessiva, vedere che si porta avanti il Signore come se fosse una persona paraplegica, come qualcuno che... E come vediamo nell'idolatria, vediamo statue contro statue, portatevi, gente che si ammazza di lavoro pensando di fare cosa gradita a Dio. Non è questa la verità. Dio non ha bisogno. Noi abbiamo bisogno di Dio. Non è che Dio ha bisogno di noi. Pensate quante miriadi di angeli il Signore usa. Quante volte si parla anche della dottrina dell'angelo custode. Uno. Quando la parola dice che egli fa campare gli angeli intorno di noi. Alleluia! Come si è portati a umanizzare ciò che è divino? Come si può fare a umanizzare ciò che è divino? Come se ciò che è umano fosse superiore al divino? No, non è possibile. E vediamo feste di piazza, botte contro botte, soprattutto nelle zone nostre del sud. Alla notte si svegliano anche i bambini, le cose. Tutto è consentito. Provate a fare noi un culto dopo la mezzanotte, qualche posto, arriverebbero sicuramente le forze dell'ordine. Non lo puoi fare, non lo puoi fare, non lo puoi fare. E invece tante altre cose si possono e si devono fare in virtù di che cosa? Di che cosa? Vogliamo vedere la gloria di Dio, fratello, vogliamo pregare per l'umanità. Non siamo qui come giudici, siamo come uomini e donne che hanno realizzato la verità, quella verità che ci ha fatti liberi e che ci rende liberi.
Libere da che cosa? Beh, forse oggi abbiamo una libertà chiamata religiosa che non corrisponde proprio a quello che noi ci aspettiamo e per cui ancora combattiamo e combatteremo quella cosiddetta libertà religiosa che in definitiva la si chiama tolleranza. E la tolleranza non è libertà. È vero, non è libera libertà, ma nel Signore siamo più che liberi. Perché dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà. Lo vogliamo dire a voce alta? Dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. E viene descritto tutte queste belle cose dall'Apostolo Paolo. Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpe degli uomini affinché abitassero soprattutto la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite, i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Quanta gente continua ad esprimere, ci vuole la mano di Dio per qualche cosa, per dire che Dio è irraggiungibile. Non è vero. Lo stesso Gesù che è Dio, cosa ci ha detto? Io sarò con voi in ogni tempo, fino alla fine. Ma stiamo afferrando bene queste espressioni. Io sarò con voi in ogni tempo. Stasera il Signore è con noi. Ma lo è stato anche ieri. E se Dio vorrà lo sarà anche domani. Perché Lui è fedele. Alleluia. Amen. Noi abbiamo la certezza che viene dalla fede, quella fede che viene dall'udire, quell'udire che viene dalla parola di Dio. Gloria al Signore. Non voglio continuare verso per verso perché sarebbe troppo lungo approfondire e i tempi sono quelli che sono, ma dobbiamo vedere che c'è un verso molto importante pure. Ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini dappertutto che si ravvedano. Deve passare questo tempo dell'ignoranza. Ma il guai è che molti ci rimettono e alimentano l'ignoranza. Non ho paura a dirlo perché non è verità. Alleluia. Il fatto che ancora molte volte proprio gli strumenti della religione sono che alimentano l'ignoranza spirituale, come tanti anni fa era vietato leggere la Bibbia, il 60 se non erro, e il libro, la Bibbia era il libro, era interdetto, proibito, sono tempi di ignoranza, ma grazie al Signore, anche se questi tempi non rappresentano una vera libertà religiosa, sappiamo che i tempi dell'ignoranza per quelli che vogliono viverla sono passati, grazie al Signore, perché è scritto voi credete in Dio, credete anche in me. È Giovanni 14, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Sono passati i tempi dell'ignoranza e continueranno a passare se ci sono anime disposte a ricevere. Molti rimarranno nell'ignoranza perché preferiscono la religione, preferiscono l'oppio dei popoli, quello che è stato definito da molti la religione. Non è l'oppio dei popoli la nostra fede. La nostra fede non finta, la nostra fede sincera, la nostra fede basata sulla, nella parola di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. Cristo vive? Cristo vive? Cristo vive nei nostri cuori. E voglio concludere la parte finale che dice quando sentirono parlare di risurrezione dei morti. Alcuni lo beffavano, altri dicevano su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro e il verso 34 è quello che abbiamo già toccato e col quale vogliamo concludere. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. A Dio sia la gloria. A Dio sia la gloria.
A Dio sia la gloria. Vogliamo alzarci in piedi. Voglio rivolgere poche parole di preghiera, soprattutto per quelli che non sono in questo luogo. Gloria al Signore. Diamo gloria a Dio. Fratelli, fatemi sentire che abbiamo gioia nel parlare delle cose di Dio. Alla parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Ti ringraziamo per la conoscenza che hai messo in tanti cuori e nei nostri cuori. E una volta noi la pensavamo come tutti quanti gli altri, ma erano tempi di ignoranza, tempi in cui c'era ignoranza spirituale, c'era non conoscenza della tua parola. Noi conosciamo oggi la tua parola e amiamo la tua parola. Padre, ancora che questo miracolo continui verso tanti altri che ancora sono legati soltanto da tradizioni, da quelle che sono vecchie e vecchi insegnamenti che portano poi e non portano alla conoscenza della verità della parola. Sappiamo che Gesù è la verità per eccellenza. Padre, stendi la tua mano in questa nostra nazione e dona conoscenza affinché in questa nazione si possa veramente glorificare il tuo nome e possiamo poter vivere un tempo di pace, un tempo reale di pace, poter avere ancora dei politici che possono amministrare con un senso di giustizia, con una onestà. Signore, tu conosci i bisogni che abbiamo, bisogni anche economici della nostra nazione, la crisi, le situazioni, ma noi confidiamo e confideremo in te. E ti ringraziamo, Padre. Tocca, benedici quanti in questo momento hanno un cuore sincero e che vogliono comprendere, vogliono capire, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo, il Signore, il benedetto in eterno. Alleluia. Per mostrar la via, il mio tempo.
cantiamo al Signor, un cantico nuovo cantiamo al Signor, un cantico nuovo cantiamo al Signor, un cantico nuovo cantiamo al Signor, cantiamo al Signor. Alleluia. Thank you.
non voglio altro che